Il video che sto per girare a molti potrà sembrare veramente banale, anche più banale del solito, probabilmente, volendo usare un termine un po' più forbito, lapalissiano. Parliamo di ping, parliamo di cosa vuol dire pingare, ma soprattutto come si fa, perché cosa vuol dire dal punto di vista strettamente informatico non ci interessa. Ci serve sapere a che cosa serve il ping e che cosa vuol dire rispondere al ping. Mi sono reso conto che questa banalità, quando a volte viene detta durante un'assistenza telefonica o durante un corso, molti rimangono lì, non l'hanno mai fatto. È vero, chi si approccia alle reti deve sapere che cosa vuol dire pingare, che cos'è un ping, però potrebbe anche capitare nella vita che non abbiamo mai avuto bisogno di saperlo, che improvvisamente ci venga voglia. Per cui eccomi a voi per spiegarvi brevemente come si fa un ping. Il ping è un'operazione tramite cui noi, mediante un protocollo di rete, andiamo a verificare la risposta di una determinata periferica. Vogliamo sapere se una stampante di rete ha la scheda di rete rotta dopo un fulmine, perché non riusciamo più a farla andare, non vogliamo sapere. Sapendo l'indirizzo IP della nostra stampante, andiamo a effettuare questo comando e vediamo se risponde o no. Se non risponde e tutti i collegamenti sono fatti correttamente, potremo per esempio aspettarci che sia la scheda di rete guasta o che ci siano altre mille ragioni. In altre parole, è uno strumento semplice, non è certo la soluzione di tutti i mali, però è uno strumento molto semplice per effettuare un primo controllo in rete. Come si fa? Io vi dico come si fa con Windows, però la stessa stringa di comando va benissimo anche per MicroTik e quindi per tutti i terminali, di quello che volete. Però rimaniamo su semplici: PC Windows, andate in basso a destra dove c'è il campo di ricerca, sto parlando di Windows 10. Scrivete le lettere CMD, Como, Milano, Domodossola, e si apre il prompt dei comandi. Ve lo proporrà, no? Vi scrivete il scopo e vi aprirà lo schermino nero che ricorda un po' l'MS-DOS di quando eravamo ragazzini. Su questo prompt dei comandi voi andate a scrivere ping, spazio, l'indirizzo IP della periferica che andate a cercare, perché la stampante ha 192.168.1.2 e andate a scrivere ping 192.168.1.2. Se avete quattro righe con le risposte, con il tempo di risposta e i pacchetti inviati e ricevuti, una breve trafiletto e poi vi ritorno a comando, vuol dire che l'oggetto sta pingando, quindi sta rispondendo. Se invece vi comincia a fare una riga di robe, vi dice time no request, ora non mi ricordo nemmeno più, insomma, vi fa capire che non risponde e andrà avanti all'infinito, la periferica in rete non risponde. Banale, sono sicuro che alcuni guardando questo video inorridiranno o alzeranno gli occhi al cielo dicendo ma c'è bisogno di fare un video sul ping, eppure vi posso dire per la mia personalissima esperienza, sì, non per tutti questo è banale, per cui il ping è una semplicissima operazione per verificare che un oggetto risponda in rete. Si fa così per quanto concerne il terminale di Windows, ma è una procedura abbastanza uguale per qualsiasi comando. Ciao!